Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati. Sono le 12:30 in questo istante puntuali, questo lunedì 18 settembre 2017 e siamo qua in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano, nuova stagione, benvenuti a tutti. Apriamo la prima stagione, appunto apriamo la prima puntata, scusate, di questa nuovissima stagione di Good Morning Milano. Good Morning Milano cambia orario all'ora del pranzo per darvi una buona mattinata, o meglio sperando che la mattinata sia andata nelle migliori delle maniere. Come sempre non sono da solo in studio, sempre con me un ospite, un gradito ospite. Beh, poi quello di oggi è una graditissima ospite, perché fa parte di quel mondo che noi di Milano News amiamo follemente, quello del roller derby, ed è arrivata lei, la bench coach delle Harpies Roller Derby Milano, Ginger Eight. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Fabio, grazie. Che emozione averti qui, la prima puntata della nuova stagione. È un'emozione anche per me. Ginger Eight, appunto, bench coach delle Harpies Roller Derby. Allora, abbiamo fatto un anno intero a parlare di roller derby, però oggi siamo in una nuova fascia oraria, siamo in una nuova stagione, quindi facciamo finta che non è successo niente e ripartiamo, no? Non facciamo il previously on come fanno quelli di Netflix nelle varie stagioni a seguire, noi no, ripartiamo dal punto zero. Che cos'è il roller derby? Il roller derby è uno sport fichissimo. È uno sport di contatto, e si gioca su pattini a rotelle, si svolge in un track che è la pista praticamente dove si gioca, non ha niente a che fare con quei video che trovi su YouTube anni 80-90 dove si prendono a pugni in faccia. Ci sono delle regole ben precise e è molto divertente. Ecco, uno sport su pattini, allora mi dicevi, è uno sport, Gigi, se non sbaglio, che nasce tutto come sport femminile, giusto? Sì, a grandi linee sì. La squadra, appunto, d'Arpis è una squadra femminile, so che ci sono degli esperimenti in questo momento in corso per fare delle squadre miste, che tutti quanti possano giocare, e tu sei una delle fondatrici della squadra di Milano. Sì. Come è nato, appunto, il movimento del roller derby a Milano? Come siete arrivati alla conoscenza di questo sport, lo sport americano, appunto, famoso negli anni 80, poi era molto in voga in quegli anni? Allora, la mia esperienza personale arriva dal film Whip It, come credo un po' per quasi tutte le ragazze italiane. Dopo aver visto questo film due volte di fila, ho fatto una ricerca su internet. Su Google allora non è che ci fosse un granché, ma tra quello che mi offriva di proposte c'era un forum, credo universitario, dove aveva scritto Vanity Fierce, dicendo attualmente giocatrice delle Harpies, e diceva che era innamorata di questo sport e voleva fondare una squadra su Milano. Allora io l'ho contattata, contemporaneamente l'ha contattata Eloci Raptor, attuale capitano della squadra delle Harpies, e niente, da lì poi abbiamo fatto qualche incontro per conoscerci e mi ricordo che avevamo fatto un aperitivo per cercare di coinvolgere un po' di persone ed è stato, credo, l'aperitivo più comico a cui io abbia mai partecipato. Ecco, perché già all'inizio infatti si è capito un po' di che pasta eravate fatte, come dire, sì, no? Sì, perché ci eravamo trovate a Milano, in questo locale, e siamo entrate nella saletta dove c'era un compleanno. Questo ragazzo che avevamo conosciuto pensava che noi fossimo lì per festeggiare il compleanno di tale Barbara. Noi pensavamo che lui fosse lì per il roller derby e alla fine ci siamo trovati a festeggiare il compleanno di Barbara e a cercare di tirare gente in mezzo. È venuta Barbara poi a vedere almeno la partita? No, non l'abbiamo mai conosciuta. Ah, non l'hai neanche mai conosciuto, no, Barbara? Mai. Ecco perché allora le Harpies non si chiamano Barbara come squadra. No, perché esatto. Allora, okay. Diciamo appunto uno sport di contatto, sì. Quindi uno sport comunque, uno sport fisico, maschio si direbbe, no? In un certo senso, invece fatto tutto da donzelle, che però appunto dicevi non è uno sport violento. No, è uno sport di contatto, non è niente di così
violento come magari Ma dicevi, può certi video sembrare, potrebbero sì, magari far sembrare. ecco, non credete a quei video, sono un'esagerazione. Ecco, che cosa hai trovato? Cioè, cos'è stata quella cosa che ti ha detto quello sport è il mio sport? Tu eri una sportiva prima, facevi altri sport, che sport facevi? Che sport facevi? Ma nella gioventù ho praticato un po' di cose varie, ma niente che mi avesse mai appassionato così. E la cosa che mi ha fatto proprio dire Si quello è il mio nasconde qualcosa, sport. Gigi, ecco. Qua Gigi si nasconde qualcosa di qualche sport passato, Sono non so pigra. se di cui vergognarsi oppure di cui. No, no, ne ho fatti un sacco. Ho fatto ginnastica artistica, danza classica, moderna, Cioè la gingerie pallavolo. col tutù, dovevo Sì, immaginarci. guarda, una roba, una Ecco, grazia allora, come si proprio. passa dal tutù ai pattini e al caschetto del roller derby? Ma si prova. Appunto, che cosa mi dicevi? Che cosa che ti ha affascinato I proprio? pattini, soprattutto i pattini, sono la cosa poi comunque Ecco, principale. raccontiamo un po' i pattini, perché i pattini non sono Blade, cioè no, no. quelli con i tre, con Sono le quelli, quattro in linea, esatto, no, sono quelli tradizionali quelli che mia da mamma chiamava gli roller disco. schettili, Sì, quelli lì. esatto, loro. È difficile andarci sui pattini. Tu sapevi già pattinare? Io pattinavo per strada con gli amici, nei parcheggi, ma niente di professionale, corsi o cose. Ok, e poi invece quindi i pattini ti hanno portato diciamo, ad avvicinarti a questo sport, che cosa poi invece te l'ha fatto innamorare? Tutto, tutto, la squadra, lo sport in sé, il vedere comunque che è faticoso perché è comunque fisico ed è impegnativo, però se persisti ottieni i risultati. Che risultati avete ottenuto in questi anni voi di Milano, ma inteso proprio anche come movimento generale, diciamo, del roller derby, che verrebbe a dire parte un po', parte da Milano, mi verrebbe a dire tutto anche il movimento nazionale, da quanto ho capito, giusto? Beh, sì, Più o meno. noi siamo state tra le prime, però subito dopo si sono formate subito altre squadre in Italia. E per come siamo partite, ed era il 2012 circa, ad adesso, beh, è andata bene, c'è stato un grande sviluppo anche in tutta Italia, ci sono un sacco di squadre, è una cosa positiva. Ecco, appunto, perché mai non c'è più solo le Apis, o meglio, non è solo una questione milanese, ma appunto sono tante le squadre in Italia. Se qualcuno volesse avvicinarsi al roller derby, come si può fare? Beh, sicuramente con internet è molto più facile. Non so, mi viene in mente come ho fatto io, ho Sì? cercato Roller Derby Milano, Ecco, Roller tu Derby Italia. hai cercato la del Milano, diciamo, quanti anni fa mi dicevi? E nel 2011 era, settembre 2011 e non hai 2011. trovato praticamente nulla se non un forum universitario. Mi dicevi poi invece un articolo che parlava di una squadra della base NATO di Napoli Sì. fatta dalle americane. Sì. Adesso cosa troverebbe uno? Se adesso andiamo su Google e scriviamo Roller Derby Beh, Italia, Roller Milano, cosa viene una fuori? valanga di roba c'è adesso. Sì, puoi scegliere in base alla regione a dove andare ad allenarti. Ecco, che caratteristiche bisogna avere per essere una giocatrice di Roller Derby? Il bello del roller derby è che non c'è uno standard, quindi qualsiasi sia la tua caratteristica fisica, c'è spazio per te. Perciò Se non so pattinare, come faccio? impari. Si Ci sono, riesce? certo, ci sono i corsi da Freschmidt, Si può metti i tranquillamente. pattini, protezioni e via. 5 minuti di brividi all'inizio e poi si va. No, Bisogna avere un po' di incoscienza per giocare alla neve oppure no? anzi, più hai testa, meglio è. No. Ah sì? Eh beh, sì, concentrazione. Ecco, appunto, quello che mi ha sempre colpito di voi nel vostro gioco, appunto, che è un gioco di contatto, un gioco che apparentemente potrebbe, appunto, dico, sembrare violento, invece non è per niente, anzi, si gioca davvero sempre con il cervello molto Sì, collegato per se stessi e soprattutto per il bene anche sì, delle per proprie tutti. compagne e avversarie Sì. anche. Ci racconti invece cos'è il Derby Love? Che Il ogni Derby tanto si sente Love. parlare? Il Derby Love è una famiglia, diciamo. È come avere una famiglia dove il movimento del roller derby è tanto, fatto tanto di condivisione, di aiutarsi reciprocamente. E di condividere comunque il più possibile.
Tanto io saluto e ringrazio chi ci sta scrivendo in questo momento. Abbiamo già qualche commento che arriva sulla nostra chat, sulla nostra diretta. Saluto un tale Roberto Iacovacci, non so se lo conosci. Ma mi è già sembrato di sentirlo, ma non sono Allora, sicura. spiega al pubblico, ragazzi, noi non dobbiamo cadere nell'errore oggi, Ginger, di dare per scontato tutto quello che abbiamo raccontato per un anno, perché oggi il nostro pubblico è un pubblico diverso, è il Giusto. pubblico delle 12 e mezza, è il pubblico che sta prestandosi ad andare a fare la pausa pranzo. Quindi raccontiamo chi è Roberto Iacovacci. Roberto Iacovacci fa parte delle She-Wolves della squadra di Roma fa spesso NSO durante le partite ed è un personaggio molto noto nel roller derby italiano e gestisce Power Jam, ok, la una delle pagina. prime pagine, fanpage, fan Esatto. magazine, web, non so come Sì, non mi veniva il mi termine. dirà Roberto, dici tu Suggeriscici, Robè. suggerisci come definire Power Jam, che comunque è appunto il primo magazine online che ha raccontato da dentro, appunto lui Esatto. facendo parte poi della squadra di Roma e poi comunque conoscendo tutto il movimento Esatto. del roller derby. Noi poi siamo andati addietro, diciamo, questa cosa, e l'anno scorso abbiamo cercato tutto l'anno con Track Talk di raccontare il roller derby, quindi se mi vedete che magari qualcosa so, è perché un Ci anno a conosciamo. contatto con le ragazze delle Alpis e con il mitico sergente Peperoni, qualcosa alla fine anche non volendolo imparavo, cioè Certo. anche una scimmia sarebbe fatta, devo dire la verità, cioè non è che sono le mie doti, è che veramente, ma anche perché è uno sport davvero che affascina, tant'è che ci sono gli appuntamenti, no? A brevissimo, a breve, a medio termine, come si dice in questo caso. Allora, brevissimo, abbiamo questa sera uno scrimmage che giocheremo al Centro Sportivo Vismara in via dei Missaglia 117 a Milano contro Bergamo. Cos'è uno scrimmage? Uno scrimmage è una partita Non dobbiamo amichevole, andare a eh prendere sì, hai scontato. ragione, una partita amichevole. Ok. Questa sera al Centro Sportivo Vismar, che è un po' la vostra Alle 9, casa qui sì. a Milano, alle 9 Sì. potete vedere, davvero, vi assicuro che lo scrimmage è una partita amichevole, è anche un po' un allenamento, ma alla Sì, fine è è una partita vera e propria, cioè una è partita una vera e propria, partita, però ti si dà. riesce a capire forse anche di più di una Sì. partita, così che in certi momenti magari si fermano anche a Sì, sì, ragionare su sì, sì, sì. quello che è successo, si può magari chiedere, vengono spiegate determinate cose, anche perché insomma il regolamento è molto complicato e ho il veto di fare qualunque domanda sul regolamento a Ginger, che mi ha detto che non posso, quindi ma su questo c'è il sergente, quindi nel Salto caso si subito. fa un collegamento telefonico con il sergente Peperoni, però appunto è un regolamento complicato, è un gioco veloce in realtà, Sì. quindi insomma tant'è che gli arbitri sono sette se non Sì, sbaglio, circa sì. tra ref e NSO Sì. sono ancora di più, quindi insomma, ci sono tantissimi arbitri, classico poi un po' dei giochi degli sport nordamericani, dove Sì. insomma c'è un arbitro per ogni linea quasi, viene da dire. Tant'è che adesso so che hanno aumentato anche il numero dei coach, infatti, da due si passa a quattro, Possono, volendo. sì, volendo se si vuole, possono sì, Proprio diventare quattro. americani, Una grande famiglia. grande famiglia, infatti, va bene. Ricordiamo appunto che al momento invece sono due i coach, Sì. cioè appunto, e siete Ginger e Mystery e Buddy. Mister Bali, che è invece il line-up Sì. coach. Cioè, quali sono le differenze dei vostri due ruoli? Allora, il lineup manager è quello che decide la formazione, siccome si gioca 5 atlete per volta, lui decide chi fare entrare. Il bench coach è chi chiama la strategia durante il gioco. Ok, ricordiamo 5 atlete, ognuna, diciamo, non tutte e 5, però con dei ruoli abbastanza precisi, Sì. giusto? Allora, ricordiamo velocemente i ruoli, Ci quali sono le sono. blocker Cosa fanno? che bloccano, Chi bloccano? la Come? jammer, che è quella Ok. con la stellina sul casco, La bloccano perché la gemma cosa deve cercare di di fare? superare le avversarie. Cioè è così che si fa punto, giusto, Sì. no? Ok. Che ricordiamo che è uno dei pochi sport che non c'è la palla, ad esempio. Esatto, non c'è Diciamo, palle, mazze, cose, niente. se. Cioè il punteggio lo fa la ragazza con la stellina. L'essere umano, La sì. jammer, Sì. ok. Poi ci sono le blocker, mi dicevi che appunto. Che poi è Blocco. quella la parte di contatto poi delle poche Impediscono, del. cercano di impedire il passaggio della jammer avversaria Ok. e possibilmente cercano di agevolare il passaggio della propria. Ok, poi.
Poi ci sono il Se pivot, devo ma decidere in io, devo realtà no, scegliere io, aspetta. voglio. Ma no, il pivot in realtà è sempre una blocker, Ok, però perfetto. è quello che ha la striscia sul casco ed è quello a cui la jammer in un momento di difficoltà può passare la stella, Cavolo, quindi Corinza può diventare jammer. esatto, è l'unica sul Ok. track. Si va sempre in avanti, su questo track appunto un ovale, quasi Circa ovale, uguale. circa ovale, perché lì insomma i miei Ci cani sono sgridano qua. precisi, se no proprio ci sgridano. È un circa ovale disegnato sul pavimento della Pavimento. palestra e appunto più passaggi riesco a fare, più la mia jammer riesce a superare le avversarie Esatto. nei 2 minuti di jam, Sì. si chiamano, giusto? Diciamo, chiamatelo set game, chiamiamolo game, chiamiamolo come nel pugilato, come si chiama, round, Round. ecco, diciamo, insomma, nei 2 minuti di round, quando si chiamano jam, io posso fare punto. Quindi, davvero, questa sera io vi invito ad andare al Visbara, perché tutte queste inutili parole che noi stiamo dicendo adesso verranno spazzate via in un attimo dalla forza, dal divertimento e dalla bellezza del gioco che vedrete Sì. sul campo. Questa sera scrimmage con, mi dicevi, Bergamo. Bergamo, con cui, grande storia la vostra Sì. di scrimmage, una volta da me, una volta da te, come Sì. si dice. Poi però ci sono altri appuntamenti Sì, ancora il più. 30 di settembre andremo noi a Bergamo, ci sarà uno scrimmage misto, bianche contro nere, e poi ci sarà invece le Quindi mischiate le Crimson. squadre proprio lì? Lì è proprio misto, Ah, cioè ok. squadra bianca, squadra nera, tutte le giocatrici d'Italia e dell'estero che vogliono Ok. partecipare, partecipano e si mischiano. Specie di All-Star Game fate. Poi ci sarà le Crimson Vipers di Bergamo Sì? che affronteranno le Bloody Harpies, che sono un po' di Torino e un po' di Milano. Ah, ok, quindi Bloody Harpies, le Bloody Wheels di Torino Esatto. con le Harpies sono derby di Milano. Esatto. Ok, questo quando? Il 30 di settembre Ok, dove? a A Bergamo. Bergamo. Sì. Ok. Poi, vabbè, ci saranno altre. In realtà è saltato un appuntamento, vorrei dire, il 23 settembre qua a Milano. Che figura. Adesso mi cacciano dalla squadra. Allora, vabbè, io lo so perché seguiremo la diretta della Beh, partita, però sabato. appunto sabato 23. Sì, a Milano alle 7 di sera giocheremo contro una squadra Contro, come si francese. chiama? Non mi ricordo. C'ha un nome, non so neanche cos'è. Sì, So che è poi provo. di Clermont-Ferrand, credo. Sì. Sì, la squadra di Clermont-Ferrand, però non ho idea. C'ha un nome Sì. stranissimo che è un gioco di parole. Perché il problema è che, ecco, l'unico problema delle derby è che spesso giocano un po' troppo con queste parole, quindi anche capire a volte i loro derby name. Perché non pensate che non si chiama Gingerate anche sulla carta d'identità, anche se vorrebbe molto probabilmente, però non è così. Ma l'ho detto, chiunque ha un derby name nel Sì. roller derby. Parlavamo prima anche il lineup manager, no? Certo. Mister Yebuddy, quindi non Sì. è tutti quanti, anche gli arbitri, gli NSO che Sì, sono i tutti. giudici, diciamo, di campo, chiamiamoli così, gli announcer, chi fa il Certo. commento, chiunque ha un derby name, quindi insomma. Il 23, allora dicevamo, Sì. alle 19 questa volta Sì. invece, quindi in serale Sì. andiamo al Wismara sempre contro una squadra francese del nome impronunciabile, ma che dovrebbe arrivare da Clermont-Ferrand, se non ricordo male. Poi andiamo appunto al 30 a Bergamo. Poi cos'altro? Ottobre fate qualcosa? Non Non ufficialmente. ufficialmente, perché a novembre arriva Il invece il DDT. pezzo grosso. Dai, ci raccontaci un po' cos'è il DDT allora. Il DDT è un torneo europeo dove partecipano appunto squadre da più o meno tutta l'Europa ed è bellissimo. DDT, sei di parte, però direi che è bellissimo, Ma è ovviamente sei di bello. parte, perché è bello, cos'è che ha di. Sono 2 giorni di roller derby. Quante squadre in circa arrivano circa, nel senso. Diciamo all'incirca una decina. Una Sì. decina di squadre da tutta Europa. Di italiane ce ne saranno sicuramente due, Sì. giusto? Milano e Vicenza. Vicenza. DDT, che in realtà è l'acronimo Daga di. Denter Quindi Tournament. completamente milanese Ovvio. come creazione, Certo, il ideazione. trofeo è sempre il panettone. Ah sì. Sì. Ah, il trofeo, questo mi mancava. Il trofeo del DDT del Daga Denter Tournament È il è un panettone d'oro. panettone d'oro. Ah, questa me l'ero persa, bellissimo allora. Quando sarà il DDT?
4 e 5 novembre. 4-5 novembre, sempre al Al Wismara. Vismara. Tra parentesi, io lo dico, il Vismara che sembra in realtà fatto quasi apposta per il Roller Derby, perché ha questa bellissima gradinata sopraelevata, sopra al campo. Quindi vedete perfettamente tutta l'azione, riuscite a seguire il gioco, poi comunque ci saranno poi gli announcer che vi spiegheranno anche, cioè non pensate, non è niente dato per scontato, il gioco a volte magari è un po' complicato capire i falli, ad esempio. Beh, ma ci sono 2 giorni per capire Però, bene ecco, come funziona. vedi che sono 2 giorni, tante squadre, c'è il torneo, poi si passa alla fase eliminatoria, quindi insomma, vedete davvero due Sì, campi che due giocano track. in contemporanea, due track in contemporanea, quindi davvero tantissimo tempo per capire. In realtà è breve tempo perché davvero ci vuole poco a capire come funziona il roller derby e ad innamorarsene Certo. poi subito. Se qualcuno volesse iniziare, magari, e ha deciso che le Harpies sono la squadra in cui finire, come si potrebbe fare? Allora c'è Facebook dove ci sono, si può scrivere una mail su Facebook e si viene ricontattati. C'è l'email delle Harpies che è harpiesmilano@gmail.com. Abbiamo anche la pagina Instagram Harpies Milano. Molto attiva, tra l'altro, ho visto Sì. ultimamente, sempre più attiva. Tutti i giorni sono foto delle nostre arpie che si preparano ai vari tornei con scrimmage, come diciamo, come quelli di questa Esatto. sera. Quindi diciamo, le porte sono sempre aperte, Certo, e giusto? poi se qualcuno scrive qui in redazione non Noi è sappiamo a chi girare, che. sì, quello sicuramente. Se vi interessa potete scrivere anche sotto questa diretta, poi sappiamo a chi girare di dovere. Diciamo appunto che sono porte aperte perché poi voi fate delle, a volte delle serate, delle giornate per quelle che chiamate le Freshmeet, Freshman giusto? Day, sì. Freshmeet Day. Cosa si fa in queste giornate? Cioè, come funziona? Funziona che le ragazze o i ragazzi vengono al Freshman Day, si infilano dei pattini e delle protezioni e provano a pattinare, prendono un po' di confidenza sul track e poi si inizia magari a spiegare un po' cos'è il roller derby, le basi, la postura, eccetera. È molto seria come cosa, tant'è che infatti non è che poi una volta che avete messo i pattini voi finite in squadra e andate a giocare. C'è l'esamino da superare, Sì, il giusto? temutissimo Le? minimum skills. Come funziona? Funziona che ovviamente ti alleni per un tot di tempo, provare le basi del pattinaggio proprio e del roller derby. E al termine di questi mesi di allenamento sostieni questo test che in sostanza dichiara che tu sai eseguire le cose basi. E sei sicuro per te stesso e per gli altri. Assolutamente, Quindi è un test, siamo per tutte le squadre fanno queste minimum skills, sono chi uguali per vuole tutti, giocare deve per forza avere le superare minimum le minimum skills. skills. Ok, allora ricordiamo, siamo in chiusura, Ginger sta sudando, no? Sei felice che siamo in chiusura, ricordiamo l'appuntamento di questa sera, Ginger. Sì, scrimmage al Wismara di Milano, centro sportivo in via De Missaglia 117, venite a vedere le Harpies che giocano contro Bergamo. Perfetto, Ginger, io ti ringrazio tantissimo, ci vedremo quindi questa sera al Centro Sportivo Wismara per questo scrimmage Milano contro Bergamo, anzi nel Derby Love è Milano insieme a Bergamo, Certo. che appunto giocano questa sera al Wismara alle, dicevamo, 21 circa. alle 21 circa. Io vi consiglio davvero, fate un salto, andate a sbirciare perché è veramente interessante, vedrete qualcosa di diverso, diciamo, cioè di diverso dal solito, ma che vi colpirà sicuramente da subito. Ginger, io ti ringrazio tantissimo, Grazie ci vediamo prestissimo, ci a seguiremo, poi il 23 ti vedremo in panchina urlare dal primo secondo all'ultimo di tutta la Certo. partita, come tuo solito fare. Grazie mille e a Grazie a voi. presto. Grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito in questa prima puntata di Good Morning Milano. L'appuntamento è a domani, sempre 12:30. È martedì domani e domani si parla di periferie, ricominciamo con le nostre tradizioni, un nuovo orario, siamo ben contenti di dare il benvenuto a tutti quelli che ci hanno seguito in questo nuovissimo orario. Grazie mille, l'appuntamento con Milano News è oggi pomeriggio ore 18 con l'edizione serale della nostra informazione, scusate. Grazie mille, arrivederci e a presto!